Signori, bentornati cari nel canale dello zio Marut con un nuovo appuntamento settimanale, ragazzi. Oggi con Arson, ma un appuntamento particolare perché non vedremo Arson giocato, non parleremo di Arson giocato, ma parleremo dei nuovi nerf annunciati, ragazzi. Vi spoilero subito che per me sono i nerf più ipocriti della storia del gioco. E ora vi andrò a spiegare perché. E dietro questi nerf, ragazzi, c'è veramente racchiuso tanto, tanto significato. Anche il motivo per il quale io ho deciso di prendermi una pausa dal competitivo di Arson ormai da diverso tempo. Che mi seguite, chi mi segue già lo sa. Dietro questi nerf c'è il motivo, ragazzi, c'è il motivo ed è chiarissimo e lo andremo a vedere adesso. Non perché i nerf non siano giusti, ma proprio per le tempistiche di questi nerf, ragazzi. Cioè, l'unica cosa che secondo me di buono hanno fatto quest'anno, ragazzi, è stato nerfare subito il Demon Hunter nel momento in cui avete visto che era una classe completamente ingestibile. Ok, potrebbe partire un'altra critica e dire: ma ragazzi, avete avuto mesi e mesi di tempo per inserire una classe, cioè non la volete testare? Cioè, ci volevano dei geni per capire che il teschio di Gul'dan a 5 mana era broken, Altruis a 3 mana non aveva senso. Considerando che a 6 e a 4 mana sono ancora fortissimi, quindi ci sarebbe da fargli anche un'altra critica, quindi dire: ma lo fate playtesting sulle carte oppure semplicemente è una manovra di mercato? Ragazzi, questa è la domanda che vi faccio. Io la risposta a questa domanda l'ho trovata nel tempo e negli anni, e la risposta è che è una manovra di mercato. Quindi chiunque pensi che loro sono degli incompetenti si sbaglia di grosso. Alla Blizzard semplicemente hanno adottato una politica di mercato del far discutere di se stessi. Cioè, ci sono quei programmi, ragazzi, tipo mi viene in mente Uomini e Donne, insomma, Barbara D'Urso, questi programmi qui, che fanno successo sul far discutere di sé, cioè far parlare di sé comunque. Poi se tu ne parli male non importa, l'importante è stare sulla bocca di tutti. Arson ha adottato questa politica, ragazzi, negli ultimi anni. Cioè, far parlare di Arson a prescindere. Quindi che cosa facciamo? Facciamo delle carte sbroccate, facciamo lamentare la gente, si parla di noi, perché nel momento in cui ci si lamenta si parla di noi, interveniamo subito con dei nerf, facciamo felice qualcuno, facciamo scontento qualcun altro, si continua a parlare di noi. Questa è stata la politica adottata dagli sviluppatori negli ultimi anni, la politica che mi ha portato personalmente a staccarmi dal gioco, perlomeno per come lo intendo io, cioè nel senso fare il competitivo, essere in full immersion nel gioco, analizzare giorno per giorno tutte i matchup, qualsiasi cosa, insomma, sapete come sono fatto io. E quindi ho iniziato a giocare ad Hearthstone for fun, cioè come loro intendono il gioco. Perché chi si comporta così, chi fa un nerf del genere, ragazzi, questo fine settimana ci sarà il Master Tour, un Master Tour, non mi ricordo dove. Cioè, immaginatevi dei player che devono preparare delle lineup e ritrovarsi nerfati tutti i mazzi più importanti del meta. 2 giorni prima del Master Tour. Cioè, questo non è un modo di operare professionale, e siccome io dopo 2 anni sono completamente stufo di questo loro modo di fare, che non è, all'inizio si possono fare gli sbagli nella vita, ragazzi. Si può sbagliare, si può rimediare. Loro ci stanno marciando sopra perché l'hanno dimostrato nel tempo, negli ultimi 2 anni, di fare così come manovra di mercato. A me questa manovra di mercato personalmente non piace. E questa volta sarà la prima volta che io non farò il pre-order della nuova espansione. Detto questo, andiamo a vedere quali sono stati questi nerf. Quindi, questi nerf si vede che la Blizzard ha capito comunque. Alcuni nerf sono ridicoli, però la maggior parte dei nerf sono azzeccati, soprattutto quando andiamo a vedere che Regina Alexstrasza non darà più dei minion a costo 0, dei draghi a costo 0, ma li darà a costo 1. Stesso discorso per il Galagrond del Rogue, che non darà più le 4 carte pescate a costo 0, ma a costo 1. E la Blizzard quindi sembrerebbe aver capito, ma in realtà lo sanno benissimo da tempo, che il mana cheat è la rovina di questo gioco. Perché, ragazzi, perché? Perché Hearthstone è un gioco basato sulla progressione di mana crescente. Quindi si parte da 1 e si va a 10. Nel momento in cui uno riesce ad uscire fuori dagli schemi di questa scala, quindi al turno 3 dove hai 3 cristalli, o al turno 7 dove hai 7 cristalli, riesci a fare una giocata da 35 mana, tu vai per forza in vantaggio sul tuo op. Se al turno 9 tu giochi, fai una giocata da 27 mana perché Alexstrasza ti dà altri due draghi che costano 9 e tu vai in vantaggio.
Quindi non è che tu hai gestito meglio la partita, hai semplicemente giocato una carta che per 9 mana gioca per 27. Il Galagrand Rogue per 7 mana gioca per 40. E non ha senso. Cioè, vi ritrovate a vincere partite usufruendo di mana cheating. E non ha senso in un gioco che dovrebbe essere un card game strategico a turni. Mi ricordi più Hearthstone, che proprio è a turni, cioè nel senso io non posso interagire in un turno avversario. Tu mettere delle carte del genere non ha completamente nessun senso, non dai modo di rispondere all'avversario a giocate di questo tipo. Quindi andiamo a rivedere i nerf comunque. Corsair Cash, l'arma pescata non avrà più 1 più 1, ma sarà più 0 più 1, quindi avrà solo più 1 durability. Questo nerf non cambia assolutamente niente, al Warrior riserviva un peschino, al Warrior in più un'arma particolare come può essere la lancia, come può essere l'ancora piratesca. Questo nerf è praticamente la scintilla a God of War. Il nerf al Dragon Caster adesso non costa più 6, costa 7. Hai rallentato la play. Va benissimo rallentare la play per il discorso che vi facevo prima del discorso del mana cheating, ok, ma lo sbagliato di questa carta è che quella spell costa 0. Non è il costo in mana di sto tizio. Perché se comunque io a costo 7 gioco una spell che costa 10. Non solo ho messo una 4-4, ho giocato una spell che avrei dovuto giocare a costo 10, quindi il mana cheat rimane in questa carta. Quindi il nerf della Dragon Caster fa schifo. Punto. Alexstrasza il nerf è giustissimo, ma il discorso di Alexstrasza, ragazzi, Alexstrasza sarebbe dovuta essere nerfata il day 1, come è stato nerfato il Demon Hunter. Perché sta carta non ha senso, ha rovinato il gioco per mesi e mesi e mesi, dopo 8 mesi tu me la nerfi, perché mi nerfi Alexstrasza? Perché devi vendere la prossima espansione. Cioè, tu sai che se lasci una carta come Alexstrasza nel meta, si continuerà a giocare le carte nuove e non vedranno gioco a meno che non siano rotte allo stesso power level. Quindi tu sei sempre costretto delle carte sbroccatissime, perché altrimenti non vedranno gioco le nuove carte. E come fai a vendere la nuova espansione? Chi te lo compra il pre-order se le carte della nuova espansione fanno schifo e non vedranno gioco? Non te lo comprerà nessuno. Quindi per onde evitare di continuare a far salire il power level a dismisura delle nuove carte, hanno detto nerfiamo le carte che hanno dominato il meta per vendere la nuova espansione. Cioè non è che loro l'hanno nerfate perché effettivamente è un'esperienza frustrante di gioco, poveri giocatori che fanno competitivo, poveri i miei clienti che mi acquistano il gioco e devono giocare per 7 mesi con lo schifo perché io non ho niente da fare durante il giorno, non so che cosa facciano la Blizzard. Non so che cosa facciano, ma sicuramente non lavorano sul bilanciamento di questo gioco. Tu mi fai questo nerf alle porte dell'annuncio della nuova espansione. Sei una persona più ipocrita del mondo. Io, cioè tu puoi fare nerf più giusti di quello che vuoi, ma questa manovra di mercato per me è da pusillanime. Cioè per me solamente uno che non gliene frega niente del lavoro che sta facendo, ma semplicemente gli interessa di intascare soldi pensando di vendere l'acqua calda dei babbei. Questo è lo sviluppatore Blizzard. Lo sviluppatore Blizzard si alza la mattina e dice: io ragazzi, mi è venuto in mente un altro piano per vendere un'altra espansione di Arsenal ai babbei che la comprano. E questo è il piano. Cioè, faccio dei nerf che avrei dovuto fare 8 mesi fa, 7 mesi fa, li faccio alla porta dell'annuncio alle porte dell'annuncio della nuova espansione. E venderò il nuovo pre-order, ma è lì che ti sbagli, perché io non ti comprerò più il pre-order. Io nel mio piccolo, che non sono nessuno, sono un giocatore qualunque come ognuno di voi, farò la battaglia a questa incompetenza degli sviluppatori e non comprerò più neanche un centesimo, non spenderò più neanche un centesimo su sto gioco finché non rivedrò una parvenza di serietà di lavoro. Si può sbagliare a fare una carta, io non lo metto in dubbio. Si può sbagliare anche il playtesting di una carta. Già sbagliarlo di un'intera classe mi sembra una cosa proprio da incompensatoriale, ma va bene, ci voglio chiudere l'occhio. Queste manovre di mercato qua, cioè nerf a distanza di 8 mesi solo per vendere la nuova espansione, con me non lo fate. Con me non lo fate. Io non vi spenderò più un centesimo su questo gioco. Continuerò a portare Hearthstone sul canale perché Hearthstone mi diverte, è un gioco che a me piace, ma a queste condizioni io non gli darò più mezzo euro. Questo è poco ma sicuro. Comunque, torniamo agli altri nerf.
Fungal Fortunes. Allora, Fungal Fortunes adesso costa 3. Ok, l'abbiamo rallentato. Quanto era importante farlo di turno 2, considerando che il druido non ha grandi giocate di turno 2, tranne che se giochi il ramp quello del drago. Che cosa cambierà sta roba? Niente. A te ti interessa pescare 3 spell. Cioè, tu a mana 3 peschi 3 e rimane OP. Quindi questo è un nerf ridicolo. Cioè, come si fa a non toccare il ramp? Il ramp ha 4 mana. Ne avete nerfato Wildcrow perché ha dominato interi meta. Il ramp a 4 mana è Wildrot più forte. Come non si fa a non nerfare quella carta e portarla a 5? Non lo so, ma imbarazzante. Ma loro nerfano Fungal Fortunes come se fosse questo il problema del druido. Va bene. Il Galadron del Rogue ve ne ho parlato. Tra parentesi, ragazzi, il Galadron del Rogue ha precluso la building di Rogue. Cioè, si è giocato 7 mesi lo stesso Rogue per colpa di sta carta e tu me la nerfi dopo 8 mesi? Non dico nient'altro, non dico nient'altro. Kayn Sunfury. Kayn Sunfury gli hanno nerfato uno salute. Ora voi mi dovete dire, era la salute il problema di Kayn Sunfury? Cioè, è vero che di fronte a sti nerf il dubbio che loro siano incompetenti vi viene, ma vi assicuro che questi sono nerf mirati per far discutere. Cioè, questo è un nerf idiota per far parlare di sé. Non è un nerf reale, il nerf reale è questo al Galadron del Rogue. Questo a Kayn è per far discutere. Loro agiscono così, loro agiscono per far discutere di loro. Poi che fanno delle cagate, fanno delle cose buone, non gliene importa se tu gli dici grazie, sei stato bravo o sei uno stronzo. Loro basta che gli parli, che gli compri. Loro agiscono così. Hanno nerfato praticamente tutte le carte uscite del Demon Hunter nel giro di 3 mesi. Cioè, io non lo so. Non ho veramente parole. Hanno nerfato anche Metamorfosi, quindi ho detto tocchiamo pure Kayn. Si sono lamentati di Kayn, per come se il problema di Kayn fosse la sua salute. Tocchiamo Kayn senza ammazzarlo, però quindi va bene. Quindi Kayn è uguale a prima, ragazzi. Si giocherà uguale. Metamorfosi adesso non farà più 5 danni, ma ne farà 4. Questo è un nerf. È un nerf. Effettivamente Metamorfosi a 5 sbroccata, a 4 rimane giocabile comunque, perché comunque mana 1, faccio 4 danni per 2 turni, è buona, quindi sicuramente un nerf, un rallentamento. Ecco, finalmente ragazzi, alle Azinot Warglaives. Questa ragazzi è la carta più forte di Demon Hunter, e io lo dico dal day 1. Finalmente hanno deciso, dopo 3 mesi di schifo di Demon Hunter, dove anche senza mani riuscivano a vincere, hanno deciso di nerfare la carta più forte. L'hanno rallentata ed è giusta, rimane comunque forte perché questa è una carta che è broken, che non ha senso. Cioè, vi permette di attaccare in maniera illimitata nel momento in cui attaccate i minion. Quindi, praticamente, considerando che il Demon Hunter ha il buff all'attacco, cioè questa roba diventa una OE. Cioè, passa qualsiasi taunt. Che il problema del Demon Hunter è passare i taunt. Tra sta carta e Kayn non ci sono problemi. Sicuramente è stato rallentato il Demon Hunter. La cosa che mi spaventa di tutto questo è che probabilmente stanno semplicemente aprendo la pista a delle nuove carte sbloccate che faranno il Demon Hunter. Quindi voi che siete amanti di Demon Hunter, e io ve lo dico qua, mi sbilancio, conoscendo come lavora la Blizzard, state tranquilli che arriveranno delle carte broken per Demon Hunter. Semplicemente hanno deciso, ok, le carte broken che abbiamo dato alla prima espansione, vogliamo che si usino di meno, vogliamo che si usino quelle nuove perché dobbiamo vendere la nuova espansione. Questo, ragazzi, è la politica Blizzard. Il motivo principale per il quale vedete un solo video a settimana, barra 2, di Hearthstone sul mio canale, perché io ormai ho capito da tempo dove loro volevano andare a parlare. Finché non cambieranno questo modo di lavorare, io non dico che tu non devi vendere il tuo prodotto, è ovvio, tu fai il lavoro e vuoi essere retribuito, ma puoi esserlo anche lavorando in una maniera seria. Puoi farlo anche, puoi guadagnare i soldi. E molte persone adesso si sorprenderanno, ma potete guadagnare soldi anche lavorando seriamente, rispettando i vostri clienti. Si possono anche guadagnare soldi così, non rubando soldi alla gente come state facendo. Perché questo è veramente. Non rubare forse è una parola esagerata e sbagliata. Questo è prendere per il culo le persone. State guadagnando i soldi prendendo per il culo i vostri clienti, i vostri giocatori, i vostri player. Si può anche guadagnare soldi rispettando i propri player e facendoli felici. Chiudo con questa
Piccola riflessione, ragazzi, io spero di avervi aperto le idee, di farvi semplicemente riflettere, perché quel è il motivo principale del mio canale, ragazzi, non è solo quello di insegnarvi, trasmettermi le mie conoscenze per quanto riguarda i card game, ma anche trasmettervi dei valori che io penso che siano importantissimi nella vita e che ci tengo tantissimo, che un ragazzo, soprattutto i ragazzi più giovani che mi seguono, aprano la loro mente di vedute e iniziano a capire cosa è giusto e cosa no. Comunque, mi sono dilungato troppo, sono diventato quasi un filosofo. Ragazzi, io spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Sono veramente curiosissimo di sapere che cosa ne pensate voi. Quindi fatemelo sapere nei commenti. Lasciate un like, un'iscrizione allo zio. Noi ci vediamo, ragazzi, con il prossimo appuntamento. E attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati con le news e le novità del canale. Ci si becca, ragazzi. Bella.